oggi andiamo a salvare gli ultimi, dai, da quest'acqua. Allora, buongiorno a tutti, amici del canale Funghi Porcini Natura. Siamo sotto l'acqua. Siamo sotto l'acqua il 1° di novembre e siamo in una località del Ponente, diciamo, centro Ponente. Siamo nei castagni, intorno ai 500 metri, e vediamo di salvare gli ultimi. Purtroppo, però, ragazzi, che pezzo, mamma mia, bellissimo. Prima o dopo doveva capitare, dai. Guardate questi due, purtroppo, staccati dal caprioli, si sono un po' inzuppati d'acqua, insomma, si possono prendere, dai. Solitamente vengo dove ci sono i tronchi di traverso, perché la gente ci arriva poco, vede l'ostacolo e non gli va incontro. Invece qui, guardate, proprio qui dietro c'è un pezzo che sarà l'unico, credo. Ah, doppio, due, belli, è doppio, doppio, con la testa unita, ma sono due. Insomma, un bel pezzettino. 1° di novembre 2021, dai, forza che qualcosa c'è. Ho appena raccolto quei due qui, esattamente qui, e poi scorrendo l'albero caduto, salgo e c'è la sorpresona, ragazzi. C'è la sorpresona perché ce ne sono altri due per adesso. Poi diamo un'occhiata, ma per ora ce li prendiamo questi. Guardate che spettacolo. Una meraviglia. Allora, guardate che funghi. Uno e l'altro qua che fa due. Guardate che bello. Anche questo. Da spettacolo. Mamma. La pioggia continua, va già bene che è leggera, non è una pioggia di quelle fastidiose o subito ben altro, però qui dall'altra parte del tor, eccolo lì, c'è la sorpresa di nuovo, ragazzi. Che funghi ancora, ma che funghi, che potenza, guardate questo, che potenza, che solidità. Ora andiamo a prendere l'altro, guardate che bello, guardate che spettacolo spettacolare. Guardate che roba, incredibile. La gente non ci crede più, non viene nei boschi, un po' d'acqua. Bisogna osare, essere temerari. E i risultati arrivano. Va bene, dai, qui ce n'è uno che possiamo portare con noi. Un po' spaccato dal vento, dal secco, che ora non c'è più. Va bene. Li ho trovati grazie a un fungo marcio che ho messo lì sotto, e più guardando più in alto, eccoli qua sotto la montagnetta. Vediamo come sono. Ah, che belli, dai, fantastici. Direi che per il periodo sono dei funghi fantastici. Questa è a vista, vediamo com'è, dai. Andiamola a vedere. Lui sembra un po' spaccato dal vento dei giorni scorsi, peccato, ma sì, dai,
lo prendiamo. Non ho ancora pulito il fungo e sotto ho visto l'altro. Prendiamo anche lui, vediamo un po'. Qui spaccati dal vento, guardate che superstiti. Ancora due, dai. Purtroppo questi spaccati dal vento hanno preso un po' d'acqua, ma cosa vogliamo farci? Sono passati due giorni da quando sono venuto in questi posti, però oggi, vista la situazione meteo non troppo tragica, in questa zona era data allerta verde, la verde a gialla, quindi abbiamo detto facciamo un giro e proviamoci. Allora ho cambiato costino, dai, siamo con esposizione nord-nord-ovest e i risultati, per adesso pare che ci siano, dai. Infatti qui c'è un pezzo che vale la pena raccogliere. Adesso vado a vedere a nord se c'è qualcosina di un po' più fresco, un po' più... Infatti, guardate, eccolo qui, guardate che bello. Questo è un signor fungo. Vediamo se il costino abbia prodotto altro, dai. Allora è smesso di piovere, quindi abbiamo deciso di fare un altro costino, un costino di fronte a quello che stavo facendo dove ho raccolto 4 funghi, ma poco. Invece qui di nuovo salendo, costino a sud e sud-est, credo. L'ho guardato prima e dai, c'è, bello, bello, bello. Bellino, bellino. Peccato che questi sono soli, però... Ragazzi, questa è spettacolare, dai, questa è bella. Vediamo se ce n'è altri. Ho raccolto questo fungo e l'ho trovato qui nel canale, un po' mangiato. Non l'ho filmato perché ho detto non ne vale la pena, ma sotto, sotto poi, guardando, visto che c'è un fratello che vediamo com'è. Potrebbe essere meglio questo mangiato un po' dal capriolo, un po' da... Vediamo questo com'è. Ah, questo potrebbe essere discreto, insomma. Sì, dai, va bene. Oh, finalmente un patatino giovane, dai. Dopo tanti vecchioni, un ragazzino giovane. Vediamo com'è, dai. Dovrebbe essere bello. Piccolino. Sì, dai, un bel funghetto. Allora, altro funghetto che in teoria è bello, pare bello, anzi è bello, ma che bellino,
Ma che bello, questo è bello, dai. Questo è veramente bello. Fantastico. Piove di nuovo, dai. Piove di nuovo, ma sono nella costa di questa mattina e c'erano e ci sono anche adesso. Guardate che bello di nascita, bellino. Sarà un caso, ma ogni volta che vado incontro un albero abbattuto trovo sempre il fungo. Vabbè, prendiamolo, dai. Bello, bello, dai. Bellino. Che bello, bello asciutto. Ancora qualche primizia in giro c'è, dai. Guardate questo. Si nascondeva un po', ma l'abbiamo beccato. Dai. Andiamo a vedere com'è. Punta un timido sole anche, mamma mia, ragazzi, che bello. Guardate un po'. Dai. Non è male, dai. Non è male. Non è male. Va bene. Castagni. Il sole è timido, ma sta spuntando. Io ero focalizzato su quel fungo e praticamente non ho visto quelli che c'erano sotto. Vabbè, ora girando intorno al bastone ho posato il fungo e ce n'è ancora uno qui e uno qua sotto. Che bello sottofoglia, che spettacolo. Guardate che funghi, che funghi, mamma, tre funghi stupendi. Questo boschetto è veramente vicino alla macchina. Questa mattina probabilmente l'ho fatto un po' alla veloce per andare a vedere altri posti, però sta dando, produce dei funghi stupendi, ho raccolto dei funghi spettacolari. Anche questo, guardate che bello. Essere l'ultimo della giornata, dai, vediamo. Si è andato. Va bene, dai, quello di prima era così, questo invece deve essere l'ultimo, bello raccolto. Guardate che spettacolo, mamma, che gambo. Va bene, andiamo a casa soddisfatti.